Viaggiavano con autovetture di lusso, risultavano proprietari di beni immobili di pregio, ma avevano omesso di dichiarare al fisco oltre 2 milioni di euro, come introiti dell'attività di noleggio di videogiochi e slot machine. È quanto è emerso da un'indagine delle Fiamme Gialle di Arezzo nei confronti di due aziende aretine operanti nel settore della distribuzione, installazione e gestione delle cosiddette New Slot 2. Contando evidentemente sulle difficoltà connesse all'accertamento del cosiddetto prelievo erariale unico dovuto dai concessionari di rete, i due imprenditori non hanno contabilizzato un'ingente parte degli introiti. Grazie ad una minuziosa ricostruzione documentale. La Guardia di Finanza ha potuto ricostruire l'ammontare complessivo dell'evasione fiscale, in circa 2 milioni di euro negli ultimi tre anni. L'attività illecita ha permesso ai due imprenditori di condurre nel corso di questi anni una vita al di sopra della media, garantendosi auto di lusso e importanti locali, nonostante i redditi dichiarati ammontassero mediamente a 40.000 euro all'anno. Le Fiamme Gialle hanno dunque denunciato i due imprenditori.